Recording is on. Buon pomeriggio, siamo in diretta dal laboratorio di formazione e lettura psicoanalitica di Torino. L'appuntamento è con la programmazione degli incontri con e oggi è con noi Gabriele Trivelloni, collegamento da Parma. Gabriele Trivelloni è socio SAP, Società Amici del Pensiero Sigmund Freud di Milano, ed è stato ospite in laboratorio anche personalmente in diverse occasioni. Il titolo del lavoro che presenta oggi è questo: Concezione scientifica e profitto della conoscenza, che ha un po' come un esergo che, preso da Freud, Avvenire di un'illusione, la voce dell'intelletto è fioca, ma non ha pace finché non ottiene udienza. Io passerei allora all'avvio dei lavori, passando a Giancarlo Gramaglia la parola. Io vado su, sì. Buongiorno Trivelloni. Buongiorno a lei e a voi. Era solo perché dobbiamo fare registrazione, quindi c'è questa... Mi si sente bene la voce? Volevo solo salutare Trivelloni, salutare ciascuno. E lavoriamo, direi, lavoriamo per l'ampliamento dell'io. E questo è il punto fondamentale. C'è, e quindi direi che... Poi ci sentiamo anche dopo, e dopo faremo un po' di riprenderemo quello che Gabriele Trivelloni eventualmente ci sono delle domande, delle questioni. E quindi la buon ascolto. Grazie a lei, Gramaglia, grazie per avermi invitato anche quest'anno, che per me è sempre un piacere potervi rincontrare e avere un confronto con voi e anche ai colleghi del suo laboratorio di formazione. Il tema che abbiamo concordato è proprio questo: concezione scientifica e il profitto della conoscenza. Provo a inoltrarmi dentro questo argomento, dentro questa tematica estremamente attuale ed estremamente complessa, facendo un percorso che spero possa provocare qualche reazione, qualche riflessione che incrementi o anche che discuta evidentemente ciò che andrò a dire. Danny Boyd, chiedo scusa perché ho un problema alla un piccolo problema tecnico, chiedo scusa. Dana Boyd, una ricercatrice americana che si dedica allo studio dell'alfabetizzazione dei media, diceva già qualche anno fa: la crisi che stiamo vivendo non riguarda ciò che è vero, ma il modo in cui conosciamo qualcosa di vero. Quello su cui non ci troviamo d'accordo non sono i fatti, ma è l'epistemologia, cioè la modalità in cui si forma la nostra conoscenza. Aggiungo io, forse nemmeno sui fatti. Sono incappato fortunatamente il 20 di marzo nella trasmissione 8 e mezzo sulla 7, la trasmissione di Gruber, e in quella serata c'era Ilaria Capua, la quale ha fatto questa affermazione: io mi immagino il coronavirus come una pallina di gomma grande come un granello di sabbia, o meglio come una pallina di colla. Questa pallina di colla si è introdotta in un meccanismo e lo ha inceppato, un meccanismo anche economico, sociale e politico. Stava per dire dall'espressione del volto
io l'ho interpretata così. Pallina cicciottella, poi si è trattenuta. Ma ho raccolto questa immagine come un'immagine valida per tutti, che si sbarazzava in quel tempo, 20 di marzo, di tutte le polemiche disorientanti. Poi Ilaria Capua ha descritto l'evoluzione recente del virus e quelle possibili future, stante le sue personali conoscenze scientifiche. Oggi siamo approdati, o meglio, oggi nel senso di questa epoca, di questo periodo, siamo approdati a non sapere confessare la nostra ignoranza e ritengo che la modestia sia una delle più importanti virtù della scienza. Un esempio di questa confessione e di questa modestia me l'ha rifornito ancora Ilaria Capua in un articolo del Corriere della Sera dell'11 aprile, quando dice: io sapevo che una pandemia sarebbe prima o poi arrivata e che ci avrebbe trattati come degli animali. Se l'umanità si estinguesse, dovremmo avere il coraggio di ammettere che la natura non se ne accorgerebbe nemmeno, come già diceva Leopardi nel dialogo della natura di un islandese. E prosegue Capua, e questo ci lascia sgomenti. Sono tantissime le cose che non sappiamo e su cui molti si interrogano e purtroppo la scienza ha tempi lunghi, lunghissimi per arrivare alle sue certezze relative. Un mare di incertezza ci avvolge e ci disorienta. Non sappiamo neanche quanto l'infezione abbia circolato e si sia diffusa in Italia, perché i campionamenti non sono rappresentativi e le procedure non armonizzate. Quindi ogni stima è soltanto una stima e come tale intrinsecamente sbagliata. Bisogna solo capire di quanto. Questo è Ilaria Capua alla metà di aprile. In queste occasioni la nota virologa non ha concesso nulla a parole, espressioni riferibili a coscienza di destini, di guerre, di colpe. Nessuna idea di forza superiore o di mistica della natura, anzi, banalità della vita evolutiva organica. Ciò che noi chiamiamo la scienza, dico la come se fosse un'entità unitaria, io reputo che sia la risultanza di un sarà stato. Sarà stato derivato dagli appuntamenti che gli scienziati, e non solamente loro, i loro collaboratori e anche tutti gli altri soggetti politici ed economici che ruotano attorno alla scienza, hanno quotidianamente. È a questa condizione la possibilità del progresso scientifico. Andrà tutto bene, frase che noi vediamo scritta sui muri, ma aggiungo io, se l'appuntamento sarà stato. Anche gli scienziati un giorno sono stati bambini, ovvero hanno imparato ad avere accondiscendenza lungimirante, mirante al proprio potere del tempo successivo. Scienza, allora, è una questione prima di tutto di eredità e non di oggetto in sé. Prendo dall'introduzione alla psicanalisi del 1932, la lezione 35 di Freud, la seguente definizione, o riflessione. Il pensiero scientifico, scriveva Freud, non è diverso nella sua essenza dalla normale attività mentale che noi tutti, credenti e miscredenti, impieghiamo nel disbrigo delle faccende della nostra vita. La sua aspirazione è di raggiungere la concordanza con la realtà, ossia con ciò che esiste al di fuori e indipendentemente da noi, e che, come l'esperienza ci ha insegnato, è decisiva ai fini dell'appagamento e della vanificazione dei nostri desideri. Questa concordanza con il mondo esterno, da noi chiamata verità, continua a essere la meta del lavoro scientifico, anche quando si prescinda dal suo valore pratico.
questo era Freud. Io mi sono domandato e mi domando questa sera con voi questa domanda: è ancora valida questa definizione di scienza? È ancora possibile riproporla dopo 90 anni? Io credo di sì, ma dovendone però indicare la sua innocenza, dovendola precisare, perché questa di Freud è definizione di scienza innocente. Non è più invece proponibile questa definizione se è data una scienza non innocente. E io credo che l'epoca attuale abbia sia attraversata da una non innocenza della scienza. Dicevo prima la modestia scientifica, desiderio di sapere quel che accade. Se andiamo a dopo Freud, alla storia che da Freud in poi, o meglio, non da Freud, ma degli ultimi 100 anni, 90 anni, 80, da un certo momento in poi, e proprio nella prima metà del Novecento, è divenuta problematica la possibilità di accertare una concordanza o non concordanza del modello scientifico con la realtà. Non a caso, quindi, Freud dedicava queste riflessioni sulla scienza, l'introduzione alla psicanalisi del 32, ma anche In avvenire di un'illusione. E ricordo anche il manifesto del Circolo di Vienna, che è del 29. Quello che nella tradizione della storia della scienza moderna si intende, quello che era stato ritenuto il sicuro banco di prova dell'esperienza, si rivela mostrare, sotto l'apparenza di osservazioni di dati neutrali, nient'altro che degli artefatti teorici. Anche le osservazioni sono degli artefatti teorici. Forse ho detto adesso nient'altro, forse esagerato, ma possiamo dire che prevalentemente abbiamo a che fare con artefatti teorici. Da qui il depotenziamento del valore probatorio dell'esperienza. Di conseguenza, problematica è divenuta la possibilità di accertare questa concordanza, questa pertinenza o non pertinenza del sapere scientifico con la realtà. Eppure, dall'altra parte, una scienza che abbandoni il principio dei nessi causali a favore della pura descrizione non è esso stesso nemmeno una scienza. Sarà una buona procedura. Fino a non tanti anni fa, gli scienziati, i professori universitari, consideravano falsa l'espressione post hoc ergo propter hoc, ed è ancora falsa, nonostante oggi prevalga in tanta divulgazione scientifica la convinzione contraria. Se il criterio della scientificità è quello della possibilità di una teoria di essere messa alla prova, l'accertamento della produttività di conoscenza come il profitto della ricerca richiede un banco di prova. La definizione sopradetta di Freud riconosce che questo solido banco di prova era stato identificato nell'esperienza di osservazione dei comportamenti fenomenici che si offrono all'osservatore. E grazie anche al nostro, come dice Freud ancora in avvenire di un'illusione, grazie anche al nostro apparato psichico percettivo, si è sviluppato proprio nello sforzo di esplorare il mondo esterno. Esso allora è parte costitutiva di quel mondo che dobbiamo esplorare. Il compito della scienza è assolutamente circoscritto, come il mondo ci appare in ragione del carattere della nostra organizzazione psichica. Il problema di una natura dell'universo non riferita al nostro apparato psichico percettivo è una vuota astrazione, priva di qualsiasi interesse pratico. Ecco, la scienza è l'unica
a poter produrre teorie senza corrompere il pensiero. Ma allora a che punto si pone il problema della modestia scientifica e della sua innocenza? Ritengo che si debba porre un passo, un'indicazione, che la ricerca della verità deve essere libera da presupposti. La scienza è opus se sa conservare il posto del soggetto, di chi fa scienza, e di chi ne può fruire. Come opus è scienza predittiva, col soggetto che laicamente ricerca e scopre con profitto ciò che non conosce, secondo il possibile, comprensibile e predicibile. Viceversa, invece, può anche essere un labor, nella distinzione, secondo la terminologia latina, tra opus e labor. Come labor è rinuncia al principio del profitto della conoscenza e impone il sapere presupposto circa l'oggetto modello di sistema al posto del guadagno di conoscenza. Qui si pone una questione: se oggi è possibile essere liberi da questi presupposti chiamati modelli, se non sono, nella misura in cui sono, da considerarsi strumentali ad una meta e non invece l'unico oggetto della ricerca. Con la questione dei modelli si pone il problema della plausibilità della scienza, produttrice di teorie e di modelli che compongono le teorie in essi contenute. In un volume che è uscito qualche mese fa, Il filosofo e i modelli, trovo scritto: obiettivo della verifica delle teorie scientifiche è di individuare i limiti del campo di validità, è determinare nella maniera più precisa possibile l'effettiva estensione del campo di validità. Fine della citazione. Ma il termine validità può essere inteso non come il campo della possibile verificazione col reale empiricamente indagato, ma al posto di esso. La questione si pone, a mio avviso, nel tracciare questo limite, che il limite della validità del modello diventa la meta e il limite è quello del modello costruito artificiosamente come l'oggetto in sé. I modelli, allora, qui sono intesi come oggetti strumentali alla coerenza della teoria, il cui unico criterio di validità è raggiungere la coesistenza di assiomi contraddittori. Vorrei darvi uno stralcio della definizione di teoria scientifica contenuto in questo libro. Questo è un libro che fa un po' il punto, come dire, lo stato della fisica oggi. A che punto siamo con la fisica oggi? Dice: che cos'è una teoria scientifica? Ne estrapolo uno stralcio. Una teoria scientifica è un insieme di modelli. Ciascun modello è definito mediante un insieme di assiomi espressi nella lingua naturale e nella lingua della scienza. Tali insiemi di assiomi possono essere tra loro contraddittori. Alcuni modelli possono contraddire i principi fondamentali della teoria stessa. Alcuni modelli si possono basare su un insieme contraddittorio di assiomi. Alcuni modelli si possono basare su assiomi che esprimono ipotetiche condizioni iniziali o al contorno la cui falsità è empirica e nota. E più sotto, i teoremi derivabili in tali modelli possono essere contraddittori o falsi. È compito dello studioso impiegare in modo oculato questi teoremi, scartando quelli assurdi o troppo falsi e accettando quelli non assurdi e non troppo falsi. Direi allora che è avvenuta una inversione. Se la teoria aveva come banco di prova la possibilità della trasformazione del mondo esterno a vantaggio della soddisfazione dei soggetti,
In questa definizione di teoria scientifica, l'esperienza è solo quella dell'unico linguaggio dotato di senso, quello logico protocollare. Mi richiama allora, nella disputa sui protocolli degli anni 30, Neurath, che dirà che la verità è semplice accordo logico-sintattico tra le proposizioni, senza alcun riferimento alla realtà esterna, al linguaggio stesso, che permane inconoscibile dal punto di vista intersoggettivo. Vi sarebbe una lingua, dunque, che produce più sapere della lingua comune. A questa impostazione fa eco la considerazione che Freud dava della filosofia metafisica e che potrebbe essere riferito proprio a questa impostazione della scienza, della teoria scientifica, della disputa sui protocolli, perdono. L'errore metodologico della filosofia, diceva Freud, sempre nella lezione 35, l'errore metodologico della filosofia consiste nel sopravvalutare il valore conoscitivo delle operazioni logiche, con le sue pezze e le sue toppe, tura le lacune nella struttura dell'universo. La definizione di teoria scientifica rimanda all'illusione del guadagno, ma anche al guadagno dell'illusione. Oggi si invoca la scienza come un'entità astratta che ci tolga dall'impotenza e ci difenda. La si sposta spesso sul piano di fonte di credenze, la cui origine è nel tentativo di affidare come soluzione a una causa esterna da noi una spiegazione del disorientamento causato dall'effetto estraniante in cui ci appare la realtà fuori dalle mura della nostra coscienza. Tale propensione alla credenza è ciò che fa pensare idee tipo la sovranità della natura, o peggio ancora, come abbiamo sentito, la sovranità del virus, come dire Poseidone, dio del mare. Ma questo è un problema della coscienza, non è un problema della scienza. O un'affermazione di un noto scienziato: abbiamo imparato a proteggerci da tante cose, ma siamo nelle mani della natura, che a volte ci riempie di regali, a volte ci maltratta brutalmente con sovrana indifferenza. Interpreto e direi in questo caso che questa indifferenza è nel senso di un saggio sovrano che elargisce regali e punizioni indistintamente. Sembra un discorso all'insegna dell'innocenza naturale, del ritrovamento di innocenza. E invece io credo che sia un esempio di umiliazione dell'intelletto, compreso quello che si adopera per la scienza, nel senso di inferiorità, che non ha alcuna giustificazione razionale, questa umiliazione dell'intelletto verso la natura, tale da definirla essa stessa la vera sovrana della vita. L'atteggiamento illusionistico di un ordine provvidenziale naturalistico avrebbe lo scopo di impedire il riaffiorare di pensieri che ci metterebbero nella condizione spiacevole di spaesamento e impotenza di fronte al nostro sapere sovrano che abbiamo rimosso. Questa è una questione di coscienza in cui la scienza oggi sembra invischiata. Rimozione, sappiamo, è fare come se ciò che si può non si potesse. Sentirsi in guerra con il virus non è bastato per rimediare alla rimozione operata dalla coscienza rispetto a questo potere illusionistico della natura, anche di una natura scientificizzata. L'inaccessibilità del contenuto della realtà come oggetto estraniato dall'essere frutto del rapporto o come sua condizione, permette di accedere adesso solo come oggetto di contemplazione, contemplazione della sovranità della natura come il dio Poseidone. Tale inaccessibilità è sopperita con dei surrogati di qualcosa che prima ci era familiare e ora è divenuto estraniato con un elemento perturbante. Ma la scienza è un prodotto e come tale
è un profitto, è un prodotto di un sovrappiù, non è un prodotto, non è una pura contemplazione. Prodotto non è semplicemente un cambio di stato alla fine di un processo di produzione. Come cambio di stato è ciò che viene affermato in quella definizione di teoria scientifica che ho letto prima. È un cambio di stato delle relazioni assiomatiche inerenti ai modelli, tra quelle più o meno contraddittorie. La definizione di teoria che ho detto prima è un esempio di un semplice output maggiore di input. Questo esempio di output dato da questa definizione non è illimitato. E la meta è la delineazione di ciò che sta entro i limiti protocollari dei modelli utilizzati per costruire la teoria. La scienza, la conoscenza, è una produzione che si incrementa, è ritrovare sovrappiù alla fine del processo di produzione. Un sovrappiù non predeterminato e potenzialmente illimitato come maggiore beneficio per l'umanità intera. Il prodotto è tale se è potenzialmente illimitato. La caratteristica del potenzialmente illimitato è propria del prodotto, non solo dell'output. Lo scienziato che lavora solo su un linguaggio protocollare svolge un lavoro non potenzialmente illimitato. Dice Freud nella lezione 35, non è vero che essa, la scienza, brancoli da un esperimento all'altro, passi da un errore all'altro. Normalmente lavora come l'artista sul modello d'argilla, modificandone instancabilmente l'abbozzo greggio, aggiungendo e togliendo. Richiamandomi ai quattro articoli della legge di moto della pulsione, potrei dire che finché il terzo articolo resta l'oggetto, non si esce dalla non innocenza. Al posto dell'oggetto c'è il pensiero del lavoro tra soggetti partner per una meta non predeterminata. L'oggetto in sé non è profitto come prodotto. La conoscenza è l'esito di apporti di produzione nella dinamica dell'appuntamento. Dice Giacomo Contri, riferito alla fede. Fede è giudizio di affidabilità come atto di certezza morale sulla non contraddittorietà e sull'innocenza del pensiero che viene messo in atto nella costruzione dei nostri rapporti personali, come dei legami sociali che fanno la vita della polis. La non contraddittorietà nel trattare il lavoro di pensiero proprio in relazione a quello altrui sarà condizione necessaria, ma non sufficiente, dell'incremento reale che ne verrà. Scienza è una questione di orientamenti di pensiero e scopi, di saper fare alleanze o di rivalità, di far interagire le innumerevoli specializzazioni, di giungere a produzioni che abbiano un grado di profitto sul piano della conoscenza maggiore dell'input che vi è stato messo, di rendere tali produzioni applicabili come risorse, eccetera. Gli uomini di scienza procedono per leggi, ma il loro procedere, perché sia in verità imputabile, deve essere per mezzo del pensiero, che è in capo alla loro titolarità come soggetti produttori di un sovrappiù che sia potenzialmente illimitato e a beneficio di tutti. Verità è se c'è produzione di conoscenza, come sovrappiù imputabile a qualcuno. Allora c'è l'imputabilità degli scienziati, e meno male. Vero che c'è stata produzione di beneficio, imputabilità vuol dire vero che c'è stata produzione di beneficio, che c'è stato arricchimento. Ma non ci sarebbe imputabilità se la ricerca fosse solo riferita a modelli oggetto A,
se il lavoro dello scienziato è solo quello di portare a, è solo quello di portare a conferma l'autoreferenzialità del linguaggio protocollare. Anni fa Giacomo Contri aveva definito la scienza la debanalizzazione del banale, il portare il dato naturale allo stato di materia prima, di un lavoro di pensiero che possa definirsi di verità, cioè alla dignità del pensiero. Banalità è quell'antefatto in cui ci si imbatte e in quanto ante non è ancora stato investito di un lavoro. Solo il lavoro fa passare quell'ante all'ente. Scienza, allora, è un certo lavoro, un'opera di debanalizzazione applicata degli antefatti. Ecco, questa definizione di scienza come la debanalizzazione del banale. Mi sono sempre chiesto perché questa affermazione troverebbe forti resistenze in molti scienziati ed epistemologi. A me pare che in questa resistenza ci sia in gioco il guadagno dell'illusione. Capire il guadagno dell'illusione nella scienza è capire anche la sua possibile, probabile non innocenza. Freud, nell'Avvenire di un'illusione, fa tutta una disanima su la natura della religione, delle rappresentazioni religiose, che dice hanno la spinta a correggere le imperfezioni della civiltà. Occorre domandarsi in che cosa risieda la forza interna di queste dottrine e a che cosa esse debbano la loro efficacia. Molto sinteticamente dicono la rappresentazione religiosa quali sono le ragioni nella filosofia classica. L'uomo uno, l'uomo coscienza di sé come una potenzialità di specie, magari una potenzialità illimitata a fronte dell'individuo che singolarmente si sente debole e limitato. Due, l'opposizione e la sproporzione che c'è nella coscienza tra volere e potere. Vorrei ma non posso. E quindi la rappresentazione religiosa viene in soccorso di questa sproporzione. Tre, il sentimento di dipendenza che l'uomo prova di fronte alla natura. Caratteristica dell'illusione, diceva Freud, è il suo derivare dai desideri umani, è il darne una probabile, plausibile soddisfazione. L'illusione non è necessariamente falsa, cioè in contraddizione con la realtà. Ora mi rifaccio alle tesi di Ludwig von Bertalanffy, che è uno dei massimi, anche lui collega di Neurath, prima epoca del circolo di Vienna, poi si è spostato negli Stati Uniti ed è uno dei padri della teoria generale dei sistemi. Ecco, Bertalanffy affermava che un problema fondamentale che si pone di fronte alla scienza moderna è quella di una teoria generale dell'organizzazione. Cioè, il problema fondamentale della scienza è riuscire ad arrivare a una teoria generale dell'organizzazione. Nella scienza contemporanea sorgono delle concezioni che vertono su ciò che viene definito come totalità e che riguarda problemi di organizzazione. Questo problema necessita di una nuova disciplina scientifica che lui ha chiamato teoria generale dei sistemi. Molto sinteticamente, che vuol dire questo? Alcune leggi generali dei sistemi sono applicabili ad ogni sistema indipendentemente dalle proprietà particolari dei sistemi particolari stessi e degli elementi implicati. Ad esempio, grazie all'isomorfismo, certe astrazioni e modelli concettuali corrispondenti possono essere applicati a fenomeni differenti. È un programma, a mio parere, è anche un programma politico. Dalla chimica alla fisica di base
ai comportamenti individuali di uomini e donne più evoluti nella società. Quindi il concetto di sistema. Esistono modelli, principi e leggi che si applicano a sistemi generalizzati, indipendentemente dal loro genere e dagli elementi particolari, dicevo prima, dalle forze implicate. Questa allora è una scienza generale di quella totalità. È una scienza generale della totalità, che sino ad oggi è stata considerata, sino ad oggi nel senso di sino all'epoca moderna, o sino a questa teoria dei sistemi che nasce negli anni 40 e che avrà una sua formulazione definitiva tra gli anni 60 e 70, che sino ad oggi è stata considerata la stregua di un concetto semimetafisico. La scienza della totalità. Essa è una disciplina puramente formale. Potrebbe essere il caso di un ritorno o di una riformulazione di uno spazio sacro. Significa un riferimento a uniformità strutturali degli schemi, principio unificatore che consiste nel trovare a tutti i livelli l'organizzazione che funge da provvidenza. Però si fa un richiamo all'individuo e si dice che l'individuo non può mai essere considerato un ingranaggio della macchina sociale. Se fosse tale, cadremmo in un sistema totalitario, autoritario totalitario. Ma chi è l'individuo? Se non è una istituzione esso stesso. Mi rifaccio ancora a Freud, all'Avvenire di un'illusione, quando dice: la religione ha reso manifestamente la civiltà umana grandi servigi, ha contribuito in misura notevole, ma non abbastanza, a tenere a bada le pulsioni asociali. Riprendo ancora Bertalanffy, nel suo affermare che non intende sollevare il problema della verità, e cioè il problema di quanto sia corretto il piano della realtà, così come è tracciato dalla scienza. E questo è quello che abbiamo detto prima, essere in realtà il guadagno reale della scienza. L'esistenza stessa della scienza dimostra che è possibile esprimere certi tratti d'ordine della realtà mediante i costrutti concettuali, il che presuppone che l'ordine esista nella realtà stessa. Ancora una riproposizione della metafisica classica. Da questa definizione puramente formale di sistema seguono proprietà che invertono su concetti che erano stati considerati in precedenza antropomorfici, vitalistici o metafisici. La teoria generale dei sistemi può essere utile come dispositivo regolatore, atto a un significativo trasferimento di modelli da un settore scientifico a un altro, dalla fisica alle scienze sociali, quindi ai comportamenti e alle scelte degli individui. Le garanzie per l'unità della scienza si basano sulle uniformità strutturali tra i diversi livelli della realtà. Allora, l'omogeneizzazione avviene secondo il paradigma sistemico che possiede una intenzionalità totalizzante. Eventi fisici, processi biologici, individui umani, strutture sociali, realtà economiche, ordinamenti politici, formazioni culturali, eccetera. Tutto è riconducibile ad un'unica teoria generale imperniata sul concetto di sistema. La scienza dovrebbe essere governata da un solo paradigma, il paradigma sistemico. Tuttavia, mi viene in soccorso John Stuart Mill, che già nell'Ottocento, a metà Ottocento, sosteneva che non sarebbe possibile alcun ragionamento induttivo efficace senza l'accettazione della credenza
ma non di accertata verità, nel principio di uniformità della natura. Io credo che di poter dire che questa teoria generale dei sistemi sia il superio della scienza, che è rivolto alla ricerca di vincere la paura e del bisogno di sicurezza sociale. Diceva Giacomo Contri in un blog del 2012: l'assenso alla scienza è di fede, non di scienza. La centrale intellettuale per cui assentiamo alla scienza è della fede fondata come giudizio di affidabilità. Anche la filosofia del come se può essere applicata alla teoria generale dei sistemi? A quale desiderio corrisponde questa teoria dei sistemi scientifici? La scienza nella sua storia moderna ha cercato di emanciparsi dal porre come proprio scopo, come punto di fuga, l'episteme greca. Episteme vuol dire stare sopra, stare fermo sopra. Se al programma epistemico, se noi, ognuno di noi si dovesse attenere, comportarsi secondo un programma di sistema epistemico, credo che non compirebbe nessuna azione, nessun movimento. Non avrebbe meta, una meta in capo a se stesso, in capo all'io. Nella modernità, nella storia della scienza moderna, perché vi sia scienza fino, ripeto, a pochi anni fa, perché vi sia scienza bisognava liberarsi dall'idea epistemica di essere preso in una relazione di comando puro, abbandonare l'idea di qualcosa che sta sopra, e diventare sovrani del proprio sapere. Oggi io trovo molto spesso che si confonde scienza con un discorso che è solo di comando, calcolo, programma. E adattamento a questo programma è un ritorno alle episteme antiche. Allora, ancora in avvenire di un'illusione, Freud dice che le dottrine religiose, per la loro incomparabile importanza ai fini della sopravvivenza della società umana, occorre domandarsi in cosa risieda la forza interna di queste dottrine e a cosa debbano la loro efficacia, lo dicevo già prima. Una credenza è un'illusione qualora nella sua motivazione prevalga l'appagamento di desideri. Prescindiamo perciò dal suo rapporto con la realtà, proprio come l'illusione stessa rinuncia alla propria convalida. Non abbiamo altro mezzo che l'intelligenza per dominare la nostra pulsionalità. La voce del pensiero, seppur fioca, emergerà sempre in qualunque situazione, finché non troverà qualcuno che l'ascolti e una risposta. Qual è, giungo alla conclusione quindi, c'è una, in questa teoria dei sistemi, teoria generale del sistema scientifico, c'è un divieto imposto al pensiero? Al pensiero che è in capo al soggetto? Già Freud, sempre Freud, diceva: non possiamo attenderci da persone soggette al dominio di divieti imposti al pensiero che raggiungano il primato dell'intelligenza. Il divieto del soggetto come istituzione, come fonte della legge dei suoi moti, che altrimenti è inesistente in natura. Parte dalla teoria della naturale costitutiva mancanza nell'io di una legge di moto propria. Qual è il divieto? Qual è il superio della scienza che impone un divieto al pensiero?
parte questo divieto dalla teoria della naturale costitutiva mancanza nell'io di una legge di moto propria. Questa teoria dei sistemi deve negare il soggetto come istituzione e deve negare la psicanalisi come scienza di un soggetto posto come istituzione. L'individuo umano sarà studiato come oggetto di studio col fine dell'organizzazione, capace di tenere sotto controllo la pulsionalità antisociale. Dunque, e qui chiudo con una domanda, e se avvenire di un'illusione, anziché riferirlo ai sistemi religiosi oggi, lo dovessimo riferire a quel superio che si impone sulla scienza, che è proprio del sistema scientifico. Se fosse proprio questo superio sistemico della scienza, in questa sua non innocenza, ad essere il facente funzione della religione in una civiltà che pare essere culturalmente irreligiosa, lontana da quella attaccamento alle rappresentazioni religiose metafisiche della storia. Se fosse proprio quindi questo superio sistemico della scienza a garantire l'avvenire di quella illusione che da Freud era stata riconosciuta nella religione, e qui mi fermo. Grazie. Porca. Complimenti. Guardate che Gabriele Trivelloni ha tracciato, credo, dei segni che dovranno andare avanti ancora parecchio per essere colti. Essere colti, proprio raccolti bene, sarebbe importantissimo che riuscissimo a staccarci da quella natura e da quel sistemico che Trivelloni ci ha indicato oggi. Ma il problema è che ciascuno può farlo, ciascuno può. E quella voce fioca che ancora oggi fa eco anche proprio arriva fino a Trivelloni e a ciascuno, che ce la possiamo condividere. Avrei piacere magari di sentire qualche considerazione che ciascuno vuol fare, se non so, magari. Io vorrei piacere avere qualche reazione a caldo, poi evidentemente avremo modo anche di riprenderlo. Certo. Più avanti, insomma. Certo. Vediamo un po'. Intanto so che Gallucci ha fatto già un trattato, quindi vedrà, ha scritto già, ma non, però mi auguro un trattato. Se mi sentite, volevo ringraziare. Aspetta, un trattato però non sistematizzato, Allora, ci dici tu, Gallucci? Ho scritto perché non mi sentite, ultimamente non mi sentite. Ho scritto. Infatti un po'. Quindi no, feedback, perché non so se riuscite a sentire. No, si sente, quindi, si sente male. Quindi direi
direi di far leggere la Lucrezia, poi se c'è qualcosa da chiarire io sono disponibile. Sì, proviamo a leggerlo. Se voglia Lucrezia, poi puoi leggere, se non è chiaro potete chiedermi, in qualche maniera farò, in qualche maniera mi arrangerò per spiegare quello che ho scritto. Comunque grazie per questo stato dell'arte, io ho apprezzato molto. Allora, eccomi, sì, scusate, ho la voce in ritardo, mi arriva in ritardo, perciò non so quando arriverà a voi, però ringrazio Gabriele Trivelloni. E poi volevo leggere appunto le considerazioni di Gallucci, che sono iniziate a inizio discorso, perciò le motiverà poi lui nel caso in cui appunto ci sia qualcosa da riprendere. Allora, Gallucci inizia con: scienza, metodo scientifico, forse studia l'essere fenomenico, non entra nella questione del pensiero in quanto ha o ne ha facoltà. La scienza è una tra le tante forme del pensiero. L'innocenza è del pensiero in quanto delle singole persone, mai di un gruppo o di una scienza. L'elettrone è sia onda che particella. Ma soprattutto, il gatto nella scatola è vivo o è morto? Un esempio, lo studio dei materiali, ai quali molti di noi non attribuiscono pensiero, ha una grande valenza. Ad esempio per l'esplorazione dell'universo fisico, nulla a che vedere con la scienza presupposta psicoterapeutica, un falso in atto pubblico. Gli strumenti per la comunicazione della scienza non sono attualmente così liberi, opera attualmente nel campo di attuazione dell'open science, comunicazione o meglio condivisione. Contraddizione rimane essere non essere, contri, avere, talento negativo. In quest'ultimo contesto non ha lungo principio di non contraddizione. L'uovo è un lapsus, in quanto dove ha principio il pensiero? Il sistema è autoritario, in quanto dittatura gestita in proprio da ogni persona, con tanto di fiorellini e sbarre. Comunque, faccio i miei complimenti per questo spaccato sullo stato dell'arte. Bene e bravo. Quando ti cade la nera in testa, è per caso o è sistemico? Nessuno può negare o abolire i rapporti e soprattutto il pensiero. L'illusione non è del sociale o della scienza, solo della persona. La scienza rimane neutra. Nessun pensiero, senza scienziati, pensierio. Meritevole Trivelloni. Queste sono le considerazioni di Gallucci, lette tutte in fila, però chiaramente ci sarà un significato in base al rapporto. Okay. Intanto ringrazio. Sei stata bravissima. L'ultimo discorso era che senza la scienza. Scusate, mi faccio difficoltà a sentire. Ho sentito due voci insieme. Ho sbagliato io, scusa. L'ultimo pensiero era relativo allo scienziato. Non esiste scienza senza scienziato. Quindi il pensiero è dello scienziato. Tutto lì era una cosa, diciamo, quasi banale, ma non tanto scontata. Scusate, però dai, grazie Lucrezia. Prego. Va bene. Scusate, sono arrivato in ritardo e sono contento che siate riusciti a fare la registrazione. Oggi avevo il compleanno di mia nipote Matilde. Pensavo di liberarmi prima, mi hanno trattenuto, quindi l'ho comunicato a Flavia Giacometti. E comunque sono contento di non essere l'unico ad avere queste competenze. Lucia, scusa, si sente molto male. Silenzio al microfono perché non possiamo sentirti bene. Posso? Sì, vada. No, solamente per ringraziare Gallucci del suo intervento, anche se l'ho sentito male, per cui non sono sicuro di aver capito tutte le sue affermazioni. E assolutamente condivido il passaggio che ha esplicitato, che mi è arrivato chiaro, e cioè che l'illusione non è della scienza, questo è chiaro. L'illusione è dei soggetti che hanno bisogno eventualmente di darsi un'illusione che abbia un avvenire, e che magari
un certo costrutto teorico sistemico funge a questa aspirazione, a questo desiderio. Comunque grazie ancora Gallucci, se posso avere questo testo, se mi viene inviato via mail, poi eventualmente avremo modo anche di interloquire. Qualcuno ha piacere ancora di essere voce fioca? Beh, allora, fioca sì. Fioca. No, ringraziamo anch'io Trivelloni per la mole di stimoli che ci ha che ci ha fornito. Indubbiamente hanno bisogno un po' di sedimentare queste cose, o almeno per me che non ho un palato così raffinato per ho preso veramente molti appunti, ecco, questi scienziati bambini, cioè è carina questa cosa di o siamo tutti scienziati o non lo è nessuno, insomma, mi è sembrato di capire, ecco, questa cosa carina, anche perché ricordo che Lacan, ma poi ripreso da Contri, cioè questa realtà psichica è l'unica realtà che il soggetto incontra, non è tanto quella oggettuale, quindi non so come, è chiaro che se commetti un reato magari puoi anche finire in galera, ma non è il fatto che io conosca la legge o la scienza che mi impedisce di compiere il dolo. Non so se Trivelloni può chiarirmi un pochino, perché indubbiamente il concetto della teoria generale dei sistemi come superio della scienza, no? Come, che però non so quanto possa poi impedire agli scienziati di fare del male. Ecco. Grazie. Non posso giustificare questa domanda, nel senso che questa domanda è assolutamente compiuta nella sua formulazione, contiene già la risposta. La protesi. Come? No, dico nella domanda la risposta. Sì, certo, per cui non aggiungo altro. Se non il fatto che dopo tanti anni di contrapposizioni tra religione e scienza, tanti anni intendo dire anche qualche decennio, qualche un secolo e passa, non vorrei trovarmi con la religione della scienza. Vorrei trovarmi ad avere un sapere scientifico che viene immaginato proprio funzionale a quello che tra virgolette è il bisogno della religione senza Dio, di una religione senza Dio, anche se a mio parere, ma qui si apre un discorso che forse esula da oggi, un Dio ce lo stiamo costruendo. Ecco, quindi io scrivevo già in questi tempi che se la scienza è innocente, cioè è affidabile, gli scienziati no, avrei paura per la mia salute, perché il giudizio di affidabilità io lo do al prodotto del lavoro di uomini e donne che quotidianamente si danno appuntamento perché il loro produrre vada nella direzione del
surplus di e questa sia una verità. E verità è un beneficio, è sinonimo di beneficio, non può essere sinonimo di danno. E quindi non c'è dubbio che ciò che è beneficio per tutti, universalmente inteso, ha una sua fisionomia di carattere soggettivo, una sua costituzione soggettiva. Non è semplicemente la descrizione dei fatti. Ecco, io sento molto discorso religioso in questa natura e in questa... Sento molto metafisica in senso più mistico del termine. C'è Barbara Varelli che ha scritto... Sì, ci sono due considerazioni, una di Barbara Varelli e le altre di Flavio Gallucci. Leggo prima quella di Barbara Varelli. Allora, quello che mi ha colpito in questo periodo in cui abbiamo sentito la voce di tanti scienziati è che tendono a litigare più che a dialogare, un paradigma poco collaborativo. Poi ci sono altre osservazioni di Flavio Gallucci che scrive prima, il costrutto e il teorico rimangono sempre riduzione del pensiero. Poi, la scienza adottata come ideale rimane identica alla querulomania. Rimane prebasito dell'enorme facoltà di pensiero in dotazione, non l'io, e della puntuale disattesa di questo appuntamento. Se posso dire una parola sola, condivido la prima osservazione, adesso non ricordo i nomi. Barbara Varelli. Ecco, degli scienziati che litigano, ma gli scienziati litigano come litighiamo noi, cioè come litigano tutti. In effetti io ho osato dire che la scienza è il prodotto degli appuntamenti e gli appuntamenti non è semplicemente il ritrovarsi per litigare. Il ritrovarsi per litigare non è appuntamento. Il regime dell'appuntamento è il regime per cui il lavoro dell'uno va a combinarsi col lavoro dell'altro in modo tale che la produzione che ne viene fuori è un profitto, cioè qualche cosa che prima non c'era ed è giudicabile come un beneficio. E di fronte a un beneficio non abbiamo da litigare, ma abbiamo da essere in accordo, non d'accordo. Ma è sul profitto che io e te possiamo essere in accordo, cioè troviamo un punto di sintesi. Laddove c'è lite, a mio parere, vuol dire che il lavoro per appuntamento non è concepito. E questo è un regime, è una legge universale, la legge dell'appuntamento è una legge universale. Se si può intervenire, mi sembra. Sì, vai. Pronto? Vai Gualandi, vai pure Andrea. Okay. Sì, no. Io anch'io ringrazio Trivelloni per il cospicuo e veramente articolato intervento. Cioè, ci sono tante cose che, come dire, andrebbe riascoltato, ecco, perché ci sono veramente tante cose. E quindi mi soffermo su un particolare che mi è venuto in mente. Sentendolo, diciamo due aspetti, no? Il primo è quello, mi chiedevo, ecco, questa è più una domanda, no? Perché in questo periodo abbiamo avuto, come dire, un poco lavoro, diciamo, del seminario di Milano, un po' con questa vicenda del virus, come dire, ci è venuto a luce il problema della scienza, della capacità della scienza di cogliere la realtà. Però, ecco, diciamo così, questa modernità a me sembra, me lo dico appunto facendo una domanda, mi sembra più caratterizzata da quella cosa che è l'applicazione della scienza, che è la tecnica. Cioè, sostanzialmente, dai miei, come dire, studi un po'.
da amatore, no, di filosofia, a un certo punto c'è questo tentativo all'inizio del Novecento di Husserl di riprendere in mano, no, la filosofia, quindi un aspetto negativo della conoscenza della realtà, perché vedeva che la scienza stava prendendo troppo piede, dove in questo caso la scienza è, come dire, conoscenza del come più che del perché, no? Quindi Husserl fa questo tentativo, c'è un libro abbastanza famoso che tratta di questo argomento, e quindi questo è un po' l'ultimo tentativo, no, di ridare dignità all'aspetto veritativo, no, della conoscenza. Il tentativo naturalmente un po' fallisce, poi però a me sembra, ecco, questa è un po' la mia domanda, che la scienza a un certo punto si è cominciato un po' a nascondere e sostanzialmente si è andato avanti quello che è la questione, cioè la tecnica, fino ad arrivare ai nostri giorni, dove la cosa importante, dove la cosa che, come dire, abbiamo tutti gli occhi è la tecnica. Nel caso, diciamo, tutta la tecnica, diciamo, informatica, piuttosto che l'organizzazione sociale, tutta tecnica. Ecco, allora io mi chiedevo se in un certo senso, come dire, la mia ipotesi può essere sensata, che appunto la scienza, come dice il dottor Contri, effettivamente, cioè, si svela l'impotenza della scienza, che si deve nascondere, e la scienza ha quella cosa che è la sua applicazione, che è la tecnica. Questa è un po' la prima domanda. Sì, se vuol riprendere un po' il commentare. Ma allora la domanda è enorme. So bene il riferimento che fa a Husserl e alle scienze europee, la fenomenologia trascendentale. Se posso però rispondere non seguendo, come dire, una strada prefissata di carattere filosofico o dalla domanda, ma se posso rispondere con una certa spontaneità. Accorgiamoci di come si parla di qualche cosa, di quali sono le parole, i pensieri, le frasi che noi mettiamo sopra qualche cosa, per riconoscere che cosa questo oggetto sta diventando per noi o è diventato per noi. È la trasposizione, la trasformazione che la lingua fa di qualche cosa che nel momento in cui viene denominato diventa trafficabile. Il collega adesso ha parlato del primato della tecnica. Il discorso è lungo. Husserl, Heidegger, Severino e altri. Il discorso è lungo, ovvero che la tecnica può aver assunto il posto dello scopo rispetto allo strumento. Cioè la strumentalità tecnica, che fino ad un certo punto era pensata e concepita come strumentalità, diventa lo scopo. E ciò che prima era lo scopo viene invertito nella strumentalità. La conoscenza, che è lo scopo dell'utilizzo della tecnica, si inverte, e quindi ciò che è il momento, diciamo così, scientifico, il momento della conoscenza, è funzionale allo scopo della tecnica. Qual è lo scopo della tecnica? Sarebbe quello dell'autopotenziamento illimitato, cioè dell'incremento del potenziamento stesso della tecnica, la tecnica che produce se stessa, che riproduce e che amplifica sempre di più la sua potenzialità. Questa è una vecchia questione, vecchia nel senso di non tanto vecchia, comunque sia novecentesca, questione sostenuta da eminenti filosofi.
Però, rispondendo un po' liberamente alla domanda, io vorrei che si riflettesse sul modo con cui noi parliamo dell'intelligenza artificiale. Che frasi, che parole, che pensieri mettiamo sopra quella che viene chiamata l'intelligenza artificiale? Sono pensieri che sono relativi a una divinità. L'intelligenza artificiale può quello che il mio intelletto non può. L'intelligenza artificiale garantisce una speranza al futuro, nell'attesa nostra di questo futuro. L'intelligenza artificiale è sì un prodotto dell'uomo, ma contemporaneamente ha tutti i connotati dell'alterità rispetto all'uomo. È altro rispetto a me. È esattamente ciò che non siamo noi in carne e ossa, che è la garanzia di quella speranza che dovrebbe garantirci. Elargirà benefici universali, soccorrerà i bisognosi, i derelitti, gli ammalati, sfamerà gli affamati. Quindi nasce uno come una sdoppiamento della razionalità umana, due, come una forma di alterità della razionalità stessa, con un potere illimitato, cioè molto, molto più potente, con una onnipotenza rispetto al potere della razionalità, diciamola in carne e ossa degli uomini, e quindi con una prospettiva di risoluzione di tanti problemi, prospettiva di risoluzione o perlomeno di speranza di un futuro più meno di sofferenza. Beh, questi sono gli attributi di Dio. Se la scienza, se è vero, prendiamola così, se fosse vero che la scienza è diventata al servizio della tecnica, e la tecnica è questa, perché la tecnica non è a questo punto della civiltà, la tecnica diventa questa, e la scienza sta svolgendo la funzione di una teologia. E abbiamo costruito un Dio e gli abbiamo anche costruito sotto la nostra teologia. Ma la scienza non è teologia e l'intelligenza artificiale non è Dio. Ci stiamo illudendo per l'ennesima volta. Certo, certo. È fondamentale, è fondamentale cogliere che il mio spazio sano può avere il vantaggio di utilizzare un mezzo, come diceva lui, un mezzo per arrivare alla mia meta, per arrivare a quello che io e che ciascuno con lo strumento del proprio pensiero scientifico ce la fa. Non viceversa, non è un super, se non siamo di nuovo a quel concetto della super scienza che sa tutto e soprattutto ed è Dio, è di nuovo Dio. Siamo di nuovo sempre lì. Dio, tra l'altro, interessante, quel Dio islamico, nemmeno trino, nemmeno padre, figlio e spirito, che è un discorso ben più interessante, casomai, no? Ma è un Dio unico. Ne parlavamo oggi nel simposio, invece di questo
padre, figlio e spirito su uno stesso piano, su uno stesso piano, dove la scienza rimane quel mezzo che mi permette di arrivare alla mia meta, che permette di arrivare alla tua meta, alla tua meta. Ringrazio Trivelloni davvero perché ci ha messo una verba. Lucrezia, ci sono cose da leggere forse? Sì, prima i saluti di Enrica Maria Scrivano, anche se forse è già uscita, che riferisce di aver avuto una cattiva connessione e di conseguenza ha fatto difficoltà ad ascoltare il nostro incontro, però ringrazia e augura una buona continuazione. Poi c'è Flavio Gallucci che scrive, risponde ad Enrica e poi scrive le IA. Flavio, a che cosa ti riferisci con le IA? Intelligenze artificiali. Ah, ok, grazie. Le intelligenze artificiali sono... artificiali. Un attimo. Intelligenze artificiali. Le intelligenze artificiali sono attualmente... Sì. Le intelligenze artificiali sono attualmente inquadrate nel deep learning. Quindi consideriamo la possibilità di un intervento da parte di persone che se ne occupano. Io S superio, sono Trini. Questo è un riferimento al discorso appunto di Gramaglia sulla divinità. Bene. Queste sono le osservazioni. Bene, se abbiamo ancora qualche osservazione, qualcuno che vuole aggiungere qualche cosa. Allora, mi è venuta in mente meglio, mi sentite? Sì. No, Gallucci, lei stia sì. No, Andrea. Allora vado avanti. No, siccome avevo detto che avevo una seconda questione, adesso mi si è chiarita meglio con la risposta di Trivelloni. Cioè, la seconda questione che mi ponevo un po' come osservazione e considerazione, ecco, rispetto al suo discorso, è questo. Allora, il tentativo, no, mi sembra, di Freud a questo punto potremmo inquadrarlo come un tentativo assolutamente scientifico, ma diversamente da quello che poi diciamo dal passato, ma anche dal presente, dal futuro che ci si prospetta, il tentativo di Freud era quello di comprendere, di prendere dentro l'uomo, no, nella possibilità di conoscere il reale. Cioè, Freud, direi semplicemente, ma mica tanto semplicemente, ha potuto dire qualcosa di vero sull'uomo, diciamo rendendo, come dire, posticipando, forse ci stiamo arrivando adesso, posticipando la questione che come dire, della dimostrazione dell'esistenza dell'uomo. Cioè, mi pare che la battuta sia di Lacan, no? L'esistenza dell'uomo. Ecco, Freud, un metodo scientifico, ha potuto dire qualcosa sull'uomo di reale. Ecco, questo. Gualandi, purtroppo si sente anche abbastanza male il suo, un po' meno, però non si sente tutto. Proviamo a vedere se Trivelloni ha sentito qualcosa che può rispondere. Allora, ho sentito male, mi è arrivato a tratti, ma penso di aver capito la domanda
e visto che ho ricevuto, mi sono arrivate le frasi un po' spezzate, e dico di sì, cioè condivido il fatto che Freud abbia detto ecco l'uomo, ecce homo. È una cosa questa che penso che nella storia della modernità sia più unica che rara. Una definizione di uomo filosoficamente è sempre stata, ha sempre fatto appello a qualche cosa che doveva essere messo lì, posto lì. E Freud ha detto l'uomo è il pensiero che ha una sua legge di moto, è il pensiero pulsionale, è un io corpo, è un io corpo che si muove a meta con una legge propria che non contraddice la legge dell'altro, ma che ha invece una validità universale. Quindi è vero, ma la psicanalisi su questo è scienza, non è scienza epistemica, ma è scienza osservativa, è scienza puramente osservativa, sperimentale, non nel senso dello sperimentalismo, cioè della riproduzione laboratoriale, che è la derivazione della scienza galileiana, ma nel senso che il parlare del soggetto, di un io, che parla con il suo pensiero e che lavora con il suo pensiero in vista della correzione del suo pensiero, tutto questo è esperienza. È esperienza che produce scienza del pensiero stesso. Quindi condivido questa cosa. La posta in gioco è che questa non venga rimangiata da un nuovo spostamento epistemico, cioè che la scienza non provenga dal pensiero soggettivo, ma venga posta al di sopra del pensiero soggettivo come qualche cosa che sta sopra. Lavoriamo perché non avvenga il superio della scienza, è questo che ci questiona in ogni momento, certo, ci questiona in ogni momento. Fondamentale, sì. Abbiamo ancora qualche minuto? Sì. Vogliamo ancora, c'era ancora Gallucci, no, sì, ci sono due osservazioni di Gallucci. Contestualizziamo Freud per la sua epoca storica, altrimenti cosa pensiamo con le donne e cosa possono pensare le donne? Ma non vedo la differenza, non c'è un pensiero maschile e femminile nella psicanalisi. Scusi se anticipo una risposta, ma... No, va benissimo. Non esiste proprio il sesso nel pensiero. Ci può essere un pensiero femminile di una donna, ci può essere un pensiero maschile di un uomo, ma non, l'uomo non è in quei termini. No, mi prendo tutta la responsabilità. No, non aggiungo altro. Poi ne parli con Flavia poi dopo, eh? E ne parlo con Flavio e con Flavia, casomai. Visto che te la sei tirata perché tu sei Flavio. Quindi entrambi.
Bene. Allora, non so se posso rispondere, ma non voglio assolutamente rispondere, come battuta. Vada. L'8 è il giorno della donna, la festa della donna, è arrivato un messaggio che diceva auguri a tutte le donne. Io ho aggiunto auguri agli uomini, che abbiano le donne come loro vantaggio. E ho aggiunto auguri alle donne che abbiano gli uomini come loro vantaggio. Il pensiero della donna è che ci sia un partner che non lo debba fare tutto io, ma che trovo già nell'altro una facilità nella partnership. Mi fa piacere, perché siamo in 14, 7 maschi e 7 femmine. Bellissimo. Vorrà dire qualcosa. Hai fatto un lapsus che meritava. Tema. Hai fatto un lapsus che meritava il cambio di discorso. Fatto un lapsus. Gallucci, lei neanche senza microfono non riesce a star zitto. Non guarda. Sì, Gallucci. Pronto. Hai fatto un lapsus. Ho capito. Merita una considerazione. Forte. Sulla donna, hai fatto un lapsus. Non sì, tu, sì. Carlo. Chi? Allora, sul tema del amico. Come si fa a parlare? Allora, sul tema del pensiero maschile o femminile, annuncio che magari c'è un prossimo testo scritto insieme al collega Carlo Riberti dal titolo Il pensiero immobile, per cui magari riprenderemo questa questione del genere. Ecco. Tra 15 giorni. Tra 15 giorni. Avremo la stessa. Va bene. Bene, allora. Facciamo prima, io 15 giorni resisto. Ci diamo allora l'appuntamento per il prossimo sabato pomeriggio degli incontri con, che sarà il 26, fra 15 giorni, quindi il 27 di giugno, con la presentazione di questo libro, mentre il seminario giovedì prossimo alle ore 21. Volevo ringraziare tutti e soprattutto chiedere a qualcuno di fermarsi per la registrazione di questo incontro, perché concordo con chi ha osservato che va risentito questo lavoro, perché c'è bisogno di rielaborarlo un pochino, i contenuti sono veramente tanti. E quindi volevo chiedere a Flavio Gallucci almeno